Ti È faccio infatti una complesso, domanda a eh? bruciapelo proprio che mi viene da queste tue considerazioni. Secondo te, alla luce di tutto questo, potrebbe essere più necessario che sia la giurisprudenza a rincorrere il fenomeno o la normativa che debba essere aggiornata e modificata per rincorrere il fenomeno? No, secondo me lì è una questione giurisprudenziale. Cioè la normativa, cioè perché alla fine la normativa dice, perché l'oggetto di design sia tutelabile come design registrato, deve avere questo requisito. La novità, che è quello che più o meno c'è sempre, cioè deve avere quel minimo di novità rispetto a ciò che è esistito prima, la liceità che anche lì c'è più o meno sempre, poi il carattere individuale che invece è il requisito specifico per gli oggetti di design. E la norma non può andare nel dettaglio, entrare a livello del come sia stato progettato, perché sennò allora dovremmo, cioè, ci saremmo dovuti porre lo stesso problema quando i designer hanno iniziato a smettere di usare la matita e il compasso e hanno usato le tavolette grafiche e i software di progettazione. Allora, anche lì è cambiato, non lo so, per adesso il problema non si è posto, perché più o meno c'era un'evoluzione che era lineare. Adesso secondo me ha preso un'impennata che è tipica della tecnologia, cioè il grafico va in direzione esponenziale, per cui la velocità con cui ci stiamo evolvendo in questi ultimi mesi, 15 mesi, 18 mesi, un anno e mezzo, ci sta facendo capire che effettivamente le cose stanno cambiando con una velocità tale per cui già facciamo fatica a capirle. Figurati una normativa che è stata pensata nel 2000-2001. Come può essere ancora completamente applicabile senza adattamenti? Nello stesso tempo, io invidio i giuristi americani che invece possono non porsi il problema della norma applicabile o meno, perché loro hanno un diritto un po' più elastico che si adatta tramite il sistema della common law dei precedenti giurisprudenziali, e quindi la domanda non se la porrebbero nemmeno. Però ecco, dubito che si possa incidere così tanto sulle norme, cercando di prevedere come l'intelligenza artificiale inciderà sul modo di creare, di progettare da parte dei designer. È impossibile. Saranno i giudici a dover capire, perché anche adesso è così in realtà, cioè per capire se c'è o non c'è questo carattere individuale, o se c'è o non c'è questo valore artistico, cosa fa il giudice se non incaricare un esperto di design, incaricare un esperto di arte, di storia dell'arte, per farsi dire da queste persone che hanno un occhio clinico particolare se in quell'oggetto c'è o non c'è quel requisito. È così e sarà ancora così anche dopo.